still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. Bella a tutti, raga, ben ritrovati in un nuovo video dedicato a Clash Royale. Sono tornato dalle ferie, come vedete, occhialino tattico alla Tony Stark. Mi sono arrivati oggi, ragazzi, li ho acquistati su Amazon. Se vi piacciono, fatemelo sapere nei commenti, che vi metto il link, anche se non ho ancora il link affiliato, però non ci sono problemi, per voi non mi interessa. Siamo tornati appunto su Clash Royale con la sfida dei mazzi classici. Ecco qui, ci sono rimaste due sconfitte da... cioè ci sono rimaste due sconfitte e due partite da giocare. Cerchiamo di far bene, ragazzi, io non sono un fenomeno, se perdiamo ricominciamo gratis, tanto ci abbiamo il pass royale, chi se ne frega, e ci vinciamo quello che dobbiamo vincere, cioè l'oro e i buoni degli standardi. Eccolo qua, l'oro. Nel frattempo ci andiamo a potenziare la principessa che ho lasciato qui al 13 per voi. Ci abbiamo anche i goblinini da potenziare, però 100.000 di oro non ce l'ho, aspetterò il prossimo mese che prenderò la moneta dal pass royale e li potenzierò direttamente con la moneta. L'occhialino bello, però, raga, sono Tony Stark, tra l'altro Iron Man è il mio personaggio preferito, c'ho anche il quadro lì, ora vi faccio vedere. Eccolo lì, vedete? Allora, torniamo a noi. Miglioriamo la principessa e ci andiamo a fare queste sfide, via. Ok, ci siamo. Ci resta al 13. Ci prendiamo il premio della maestria, due draghi inferno. Ok. Benissimo. Si parte. Abbassiamo un po' il volume. 3, 2, 1, via. Speriamo non becchiamo tutti i deck counter, perché altrimenti... ecco, il deck golem. Dovete sapere che io il golem non lo so giocare per niente. Non lo so giocare per niente. Lui c'ha un deck mastino. Beh, non so come giocarmela. Non lo so proprio. Proviamoci, eh. Poi se sbaglio qualcosa fatemelo sapere anche voi nei commenti. Magari mi aiutate a imparare a giocare. A giocare. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ecco qui, butta la mongolfiere così. E se subiamo già dei danni importanti, ragazzi, questa partita già non la vedo buona. Deck mastino, non so proprio. Già non so contrastare il deck col mastino. Poi non so usare nemmeno il deck col golem. Quindi questa sarà una sconfitta sicura, ragazzi, mi dispiace. Farò il possibile. Partiamo col golem da fondo. Speriamo lui non ci pushi di nuovo. Non credo che abbia la mongolfiera in cycle di nuovo. Non credo proprio. Boscaiolo. Ecco qui. Non riusciamo nemmeno ad arrivare a torre, ragazzi. Non riusciamo nemmeno ad arrivare a torre. Forse una hit, no, neanche una hit della strega. Zero. Difende così il nostro baby drago. No, ragazzi, la tornado non ha preso, ma perché, cavolo? Andiamo così, e di cucciolo, di drago, così, che mi aspettavo. Mi aspettavo. Niente da fare. Non si riesce ad arrivare a torre. Vediamo se... eccoci qui. Mi metti così cattivo. Ragazzi, non lo so giocare, non lo so giocare, non lo so giocare.
No, abbiamo perso, raga, abbiamo perso. Te l'avevo detto all'inizio, non sono tanto bravo col deck Golem. Il Golem è una carta che proprio non ho mai giocato perché non sono il tipo, io sono più un giocatore di cycle deck. Il Golem non l'ho mai giocato e non mi piace, è un deck troppo lento, non fa per me. Ripartiamo, raga, ve l'avevo accennato. Speriamo di portare a casa queste due win e di non far durare troppo il video. Questo deck, vediamo come lo giochiamo, splittiamo un pochino. Forse è regole dei maiali questo deck. Sì. Forse è regole dei maiali. Abbiamo avviato il maiale, ci sta. Le regole del maiale, esattamente così. Io farei un GR dal fondo. Proviamo col GR dal fondo, vediamo come ce la capiamo. Vediamo l'avversario come risponde. Ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. No, ci siamo, raga. Questi deck non li so giocare. Non sono tanto bravo a giocare questi deck. Non sono per niente bravo a giocare questi deck, ragazzi. Infatti c'è da lavorare tantissimo. Devo imparare a giocare. Partiamo così cattivi. Partiamo così cattivi. Facciamo un fireball qui. No, ragazzi. Oi oi oi. Non ci siamo, non ci siamo. No, si fa a torre così. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, eh. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina anche noi, eh. Sì, mi fa il pollo intanto lui. Difendiamo così noi. Ok. Facciamo così, ora si fa un bellissimo GR nel mezzo. Così, ragazzi, cattivi, cattivissimi. Arrivano le hit, arrivano le hit. Dobbiamo evitare assolutamente di subire dei danni. Quella strega lì dietro ci fa troppa paura. Eliminiamo questa gente qui che magari è meglio. Partiamo di gigante qui. Non dobbiamo subire danni, cavolo, non dobbiamo subire danni. Siamo in vantaggio, ragazzi. Siamo in vantaggio. Non dobbiamo subire danni. Così, ragazzi. Forse stiamo andando non male, non c'è male. Non c'è male, raga, non c'è male. No, cazzo, non ho visto, mi stavano attaccando sulla torre centrale. Non c'è male cosa, ragazzi.
No, questa è veramente una gaffa incredibile. Perculatemi, vi obbligo a percularmi. Mi dovete perculare. Cavolo, era una bella partita. Questo è quando sei scarso, quando fai schifo, vedete? Quando fai schifo è così. Perdi, ti attaccano la torre centrale, non te ne rendi nemmeno conto. Ero concentrato a difendere, a pushare col GR centrale e praticamente l'occhio sinistro era mezzo chiuso praticamente, non vedevo nella lane di sinistra. Raga, provo l'ultima, poi che vedevo di sto video vi farà fare solo due risate e basta. Io ve lo metto lo stesso, non fa niente. Già l'altra volta ho provato a registrare, mi è uscito un video di merda. Non l'ho neanche editato perché ho sclerato come un maiale. Magari vi faccio una compilation dei miei scleri. Sicuramente sarò più bravo a sclerare che a giocare a Clash. Spero di diventare più bravo. Ecco, Logbait dovrebbe essere il mio deck, solamente che al posto del cavaliere c'è la Valchiria. Vediamo come riusciamo a farcela, eh. Lui parte subito così. Col P.E.K.K.A. a sinistra. Bene. Forse ecco, ti parevo. Mi ha messo la Valchiria ma non serviva. Proviamo la principessa a destra. Lui c'ha il mago Zap che praticamente può essere counter. Lui col mago Zap, se ce lo mette insieme al P.E.K.K.A. ci resetta la torre. Complicato. Andiamo così. Questa vediamo se la vinciamo, eh. Siamo in vantaggio sulle torri. Andiamo principessa a destra. Di nuovo come prima. No, ragazzi, però così non. Ma perché sto giocando così male? Non riesco a capire perché sto giocando così male. Quello che vi dicevo, ora arriva il mago Zap dietro. Ah, c'ha anche la Zap. Ha anche la Zap, ragazzi. È come se non bastasse, ha pure la Zap. E è hard counter lui, eh. Ci prendiamo i danni di questi sgherretti, raga, e io non posso far nulla. Tanto siamo abbastanza. Andiamo così. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, eh. Questo ora parte di P.E.K.K.A, te lo dico io. Esattamente. Ora ci zapperà, ecco, esattamente così. No, perché quella trunco così, ragazzi? Mi è scliccato, volevo mettere la principessa. Assolutamente questa qua la dobbiamo vincere. Questa la dobbiamo vincere. Questa la dobbiamo vincere. Ho detto che la dobbiamo vincere e la dobbiamo vincere. Cavolo, raga. Una torre a 30 di vita. Se perdo sta partita, lo giuro che faccio la via. No. Come fai? Come si fa a perdere questa partita? Bravo, ottimo. Come si fa a perdere questa partita? Come si fa? Niente ragazzi, io l'evento me lo finisco da solo, ma non credo me lo finirò oggi perché tre sconfitte su tre sono toste. Belle partite, però c'ho ancora tanto da lavorare. C'ho ancora tanto da lavorare. Sostenetemi, non mi buttare giù per piacere, incoraggiatemi, fate il tifo per me, pian piano diventerò più forte. Intanto tolgo l'occhialino.
io vi saluto al prossimo video, sperando che sia un video molto più profittevole, diciamo, di vittorie, ok? Un abbraccio, ciao ragazzi!